Ciao a tutte e a tutti, sono Mario Acampa e vi invito ufficialmente al Teatro alla Scala. La stagione di concerti di Invito alla Scala, in questa nuova versione a mia cura e con la mia regia, vogliono proprio ritornare al senso del titolo, l'invito alla Scala. Quando invitiamo qualcuno in un posto è perché ci sentiamo a casa e vogliamo far sentire a casa anche qualcun altro, ed è quello che vogliamo fare. I concerti sono dedicati infatti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, ma non soltanto, anche agli appassionati già di musica classica e di opera, che vogliono però riascoltare la musica in una forma un po' inedita. L'obiettivo è quello di creare una cornice, partendo sempre dall'essenza, cioè dalla musica, la buona musica, suonata dai vari gruppi del Teatro alla Scala, quindi i cameristi, i virtuosi, gli ottoni, l'ensemble barocco e molti altri, e costruire attorno proprio una cornice che sia, come si dice, multidisciplinare. Il senso è quello proprio di partire da uno spunto, dal programma musicale, per raccontare le curiosità, i collegamenti che ci possono essere, partendo dalla storia, magari, e dalla storia dell'arte, la geografia, la letteratura. In questo modo si crea un vero e proprio spettacolo incontro, in grado però di incuriosire e, perché no, anche appassionare chi si avvicina alla musica classica e all'opera per la prima volta. Tutti gli spettacoli della stagione si ispirano un po' alle linee guida ministeriali, che sono quelle che richiedono ai ragazzi delle secondarie di primo grado e di secondo grado di fare dei collegamenti multidisciplinari. Non esistono materie staccate, ma l'approccio alla conoscenza è trasversale, è poliedrico, è sfaccettato, e in questo senso i ragazzi si possono appassionare a quello che sentono partendo proprio magari dalla storia. È il caso per esempio di Mercadante Revolution. Verrà messo insieme la musica di Joseph Schelb, che è un autore del Novecento, insieme a Saverio Mercadante, che invece è un autore e compositore dell'Ottocento. Cosa c'entrano insieme? Questa sarà un po' la nostra sfida iniziale. C'è la possibilità di unire questi due autori? E la risposta è forse sì, attraverso il cappello della Rivoluzione Francese. Potrà capitare di scoprire, ad esempio, che Schelb è uno degli autori che ha composto un'opera dedicata a Charlotte Corday, che è l'omicida di Marat durante la Rivoluzione Francese. Da Parigi, attraverso l'opera di Jacques-Louis David, che è il pittore che ha ritratto proprio l'assassinio di Marat, si arriverà in Italia, perché c'è uno strascico di Rivoluzione Francese in Italia che arriva fino ad Altamura, col famoso sacco d'Altamura. In quel caso un bambino in fasce scappa insieme a sua madre e potrà capitare di scoprire che quel bambino è proprio Saverio Mercadante. Tutti gli incontri vogliono essere prima di tutto l'occasione per ascoltare la musica, ma anche per riflettere, per magari utilizzare queste conoscenze, per esempio negli esami finali del percorso, nel ciclo delle secondarie di primo e secondo grado, no? in quelle che vengono chiamate le tesine, le mappe concettuali. Anche la musica può essere una materia di collegamento, così come la storia, la geografia. Tutti gli appuntamenti avranno un po' un intento divulgativo. Io sarò presente, sarò su palco nella mia veste di conduttore, esattamente come faccio in TV, su Rai Ragazzi, Rai Yo-Yo, Rai Gulp, Sky Classica, e quindi condurrò, ma non con l'idea di insegnare qualcosa, piuttosto con l'idea di incuriosire, di stimolare, perché anche io scoprirò insieme ai ragazzi e alle ragazze in sala, ma anche agli adulti presenti, perché gli spettacoli sono totalmente accoglienti ed inclusivi, scoprirò anch'io molte cose. Alcuni spettacoli si prestano poi particolarmente a trovare dei paralleli con la contemporaneità. Mi viene in mente ad esempio un altro spettacolo, che è quello di Mozart, Mozart in Erasmus. I collegamenti con la contemporaneità sono tanti. Un bambino che nel 1700 andava insieme a suo padre Leopold in giro per l'Italia in una specie di grand tour. Ecco, è quello che succede forse ancora oggi attraverso i progetti tipo Erasmus, in cui i ragazzi possono viaggiare. E allora perché non cogliere l'occasione, in questo spettacolo in particolare, proprio di fare lo stesso viaggio in Italia che ha fatto anche Mozart, e scoprire le città sotto nuovi punti di vista e ascoltare la musica che ha composto in quelle occasioni. Il teatro è teatro, si sa, qui la Scala, come vedete, è in continuo movimento, e quindi ci siamo preoccupati anche di dare uno spettacolo, proprio un vero spettacolo, attraverso magari delle immagini, proprio le proiezioni. Ci saranno delle immagini preparate ad hoc da un illustratore che è Gabriele Pino. Saranno delle vere e proprie opere d'arte che verranno proiettate durante la narrazione, quindi oltre alle parole e alla musica ci saranno anche le immagini, e saranno quelle immagini che ci faranno viaggiare con la fantasia in posti reali o appunto sconosciuti, immaginari.
Cogliere il vero senso dell'invito alla Scala e dell'invito in sé significa anche colmare quel gap generazionale che si è creato negli anni tra le nuove generazioni e la musica classica, l'opera lirica. Perché fa così tanta paura? Perché spesso quando si parla di musica classica si pensa subito a qualcosa di vecchio, di stantio, di superato. E invece le emozioni che vengono trasmesse dalla musica classica e dall'opera lirica sono emozioni e sensazioni, sentimenti senza tempo, perché riguardano emozioni ataviche, riguardano l'amore, il tradimento, la gelosia, ma anche il racconto della natura attraverso la musica classica, la stessa natura che viviamo anche oggi. E quindi perché non colmarlo questo gap generazionale? Perché non riavvicinare anche i più giovani alla musica, che sono sicuro scopriranno quanto sia ancora così tanto vicino a loro? Tanti saranno i concerti della stagione, innumerevoli anche i fil rouge che si possono trovare. E perché no, vi sfido, alcuni potremmo anche scoprirli insieme, potreste proporli addirittura voi durante i nostri incontri. Mi viene in mente E comunque Puccini è plurale, in cui risaliremo l'albero genealogico del maestro Puccini, oppure Le donne, i cavalier, l'arme e gli ottoni, in cui affronteremo anche i poemi cavallereschi insieme agli ottoni della Scala. Ma non vi voglio anticipare troppo. Parole, immagini, musica e soprattutto la magia del teatro. Siete ufficialmente invitati al Teatro alla Scala di Milano.